Cioè, ho fatto tutto per tempo, questo video esce il 20 settembre e quindi George Martin compie 75 anni. Quindi tanti auguri a te, se non finisci i libri peggio per te. Tanti auguri a zio Martin, tanti auguri a te e i libri a me. E a me solo per far rima, poi li condividerei subito con voi, non preoccupatevi. Bene, ora che abbiamo fatto gli auguri possiamo metterlo sotto processo. George Raymond Richard Martin è razzista? Lo dico perché è stato accusato di esserlo dal popolo dell'internet più di una volta e secondo le leggi del popolo dell'internet ognuno è colpevole fino a prova contraria. Quindi mi farò carico io di esporre queste prove, come regalo di compleanno. L'accusa è esplosa per l'ennesima volta 11 mesi fa, con l'uscita dell'Ascesa del Drago. Il libro è stato scritto dai collaboratori di Martin, Elio Garcia e Linda Antonson. Non a caso Martin, essendo un grande famoso razzista, ha tra i suoi collaboratori più stretti un uomo di origini ispaniche. Ma vabbè, può essere considerato il famoso amico nero che hanno i vostri amici razzisti o l'amico gay che hanno i vostri amici omofobi. Spieghiamo il caso di Elio Garcia. Lui era stato accusato di razzismo visto che non gli era andata giù il fatto che gli attori scelti in House of the Dragon per i Velaryon erano afrodiscendenti. Il suo commento specifico fu che era andato a farsi benedire un altro pezzo di lore. Lui, come noi, è fan di Martin prima ancora di essere un suo grande collaboratore. Quindi potete immaginare che, come noi, è rimasto scottato tanto quanto Sandor Clegane dalle ultime stagioni del Trono di Spade. Dunque, nel vedere tradito il canone che vede i valiriani simili a degli albini, si è indignato apertamente. Non ha attaccato l'etnia degli attori, non ha detto quel parola con la N di Steve Toussaint non ha il diritto di essere Corlys Velaryon, ci faremo trovare a casa, sotto casa sua con le croci infuocate e i cappucci bianchi a punta, oppure che torni a raccogliere cotone, non ha detto cose del genere. Quello sarebbe stato apertamente razzista. Lui si è lamentato della scarsa attinenza dell'opera al materiale originale, ma credo che se avessero fatto la Fortezza Rossa Bianca si sarebbe offeso comunque, non ha offeso minimamente gli attori. Dunque l'accusa di razzismo verso Elio Garcia è fragile, e quindi il fatto che sia stata traslata su George Martin la rende ancora più fragile. Sì, perché Martin ha sponsorizzato l'uscita del libro L'Ascesa del Drago, e al giorno d'oggi è considerata una buona educazione distaccarsi e interrompere vari rapporti lavorativi con le personalità che fanno cose poco carine. Quindi ci si aspettava che Martin interrompesse la collaborazione con Elio e Linda, ma non avendolo fatto le accuse di razzismo si sono estese anche a lui. Vi ho detto che sono fragili, però hanno riacceso vecchie polemiche di cui parlerò adesso. Avete mai notato che la maggior parte dei personaggi di Azoyaf sono bianchi? E non parlo del classico 50% più 1 che definisce una maggior parte, no, parliamo di oltre il 90%. Però nelle opere contemporanee di Azoyaf, che ricordiamo ci sta venendo scritta anche adesso, ma è stata iniziata a scrivere nel 96, anzi iniziata a venire a scrivere ancora prima, è stato pubblicato il primo libro nel 96, dicevo, in quelle opere contemporanee era abbastanza difficile vedere una variabilità etnica. Inoltre Planetos è un mondo simil medievale in cui le migrazioni di persone sono lente, disorganizzate e necessitano di secoli, e soprattutto va ricordato che in America questa grande mescolanza etnica non è tanto dovuta a migrazioni naturali, ma è cominciata con la deportazione, la tanto famosa tratta degli schiavi, che in America si cerca spesso di dimenticare, attribuendola come una colpa europea. E diciamocelo, non avviene una simile mescolanza senza un intervento umano pesante. A Westeros non è avvenuta. Ci sono tre etnie parzialmente mescolate. Primi uomini, Andali, Rhoynar, che si sono aggiunti tutti quanti a Westeros nel corso di millenni. E soprattutto nel Medioevo, l'odio razziale si poteva consumare anche tra due popoli con lo stesso colore della pelle, ma magari con lingue o culture differenti. Il concetto di etnia come colore della pelle è una cosa molto moderna, molto americana e secondo me molto superficiale. Questo è avvenuto perché nella già citata tratta degli schiavi, varie popolazioni africane sono state costrette a mescolarsi, mentre le veniva strappata l'identità culturale precedente. E allo stesso tempo si creava un passato comune per i loro discendenti, ovvero quello della schiavitù del passato. In questo modo gli afroamericani sono diventati un'unica etnia. Non importa se discendevano da Bantu, da Ashanti o da Himba, non importa che fossero stati deportati in Texas o in Virginia, gli afroamericani hanno il loro passato comune, ma in Africa non è così. Prendiamo un africano della Nigeria e uno del Mozambico e gli chiediamo se si considerano fratelli, e ho i miei dubbi che risponderanno affermativamente. E cacchio, poi ci sono anche etnie diverse all'interno degli stessi stati, e quindi anche all'interno degli stessi stati si odiano, e non dico stati enormi tipo il Congo. Faccio l'esempio
famoso purtroppo negli anni 90 degli Tutsi e degli Hutu in Ruanda. Questo per dire che in Azoria il razzismo si può manifestare. Anche a Westeros, tra primi uomini, Andal e Rhoynar. Prendi uno degli uomini più istruiti e saggi della storia di Westeros, Jaehaerys Targaryen. Ne ha ammazzati di Dorniani durante la quarta guerra dorniana, venendo acclamato come un eroe dopo che non ne ha morto nessuno del suo schieramento e ha massacrato un sacco di Dorniani. Oppure alcuni commenti stereotipati, tipo quando parla di Lysanne che vuole ritrovare sua figlia Sera, le risponde: ti serve quanto una serpe serve un Dorniano. Oppure sempre, prendiamo di... non mi ricordo se è Azoria o Game of Thrones, ho fatto stare che c'è questa frase che rende molto l'idea, mi sembra sia di John Amber, non mi ricordo se è nei libri o nella serie, sul serio, anche i loro dei sono falsi, e fa capire un odio malcelato verso il culto degli Andali, riferendosi agli uomini del sud, quando propone l'indipendenza del nord, ma lo sta proponendo a Delta delle Acque, che è un posto dove c'è una grandissima religione dei Sette, e anche all'interno del nord, se guardiamo la parte meridionale, i Riswell, i Manderli, anche là, sono fedeli al culto dei Sette. Questo per dire che la categorizzazione etnica nel nostro mondo non si applica da Zoyaf e che sarebbe stupido applicarla a un mondo simile medievale. E tutto questo restando dentro Westeros, vogliamo parlare del disprezzo che c'è verso le culture delle città libere, esperti di veleni e sotterfugi. Un clima di sospetto, niente male, è come dire una determinata etnia in questo mondo che vengono qua come migranti che ci rubano le cose, vengono, ci tagliano i fili di rame. Non faccio nomi per non sembrare razzista, anche perché non ho mai capito qual è il termine corretto da usare, ma spero che ci siamo capiti. Oppure pensiamo sempre ad Essos, a come gli abitanti che vengono appunto da Essos a Westeros vengono visti come la causa di tutti i mali. Ricordiamoci di Serala di Myr, la moglie dell'ultimo Lord Darklyn, che viene considerata la serpe che mal consiglia il marito. E ricordiamoci la sua esecuzione, tutti i Darklyn e gli Hollard decapitati. Lei invece le rimossero le parti intime e venne arsa viva. E metà del popolo di Duskendale diceva che Aerys era stato troppo buono con lei. Oppure pensate a Shira Sistar, che veniva accusata delle peggio nefandezze come fare il bagno nel sangue dei bambini per restare giovane, e lei era solo mezza di Essos. Era mezza Lyseiana e mezza Targaryen. O Varys, di come nessuno si fidi di lui. Un po' perché hanno ragione, perché è una persona manipolatrice, ma anche perché è un eunuco, quindi già peggio del peggio il fatto che sia un eunuco, ma anche perché viene da Essos. O ancora Melisandre, che viene vista come una strega. Quindi sì, il razzismo in Azoriath è presente. È un mondo incredibilmente razzista. Questo non significa che venga incoraggiato o mostrato come una cosa positiva. In quanti di questi casi si rivela corretto il comportamento razzista? E poi, anche se viene descritto nei libri, qual è la prova che connette al fatto che George Martin lo pensi davvero queste cose? Se un popolo viene descritto come selvaggio in un'opera, è un popolo fittizio, che poi vabbè è ispirato ai Tartari o ai Mongoli, parlo dei Dothraki ovviamente, ma non significa che l'autore pensi davvero che le persone in Mongolia siano selvagge. Nel caso di Dothraki non è possibile dopo che ha passato così tanto tempo a descrivere le loro usanze. Restiamo in tema Dothraki e passiamo a un'altra accusa che viene rivolta a Martin, il White Savior, ovvero una storia in cui un popolo indigeno è messo in crisi dall'arrivo dei colonizzatori cattivi bianchi, ma si salvano a casa del bravo bianco che riesce a aiutarli e a permettergli di sconfiggere gli invasori. Viene visto, io lo descrivo così, ma in realtà andrebbe spiegato in modo più paternalistico per far capire perché il White Savior è visto male. Per fortuna un buono e magnanimo bianco si schiera dalla loro parte, aiuta i poveri, i primitivi, incapaci contro la terribile potenza dei suoi ex compagni bianchi. Ecco, in questo modo si capisce di più il paternalismo del concetto di White Savior. Qui ovviamente si parla di Daenerys in mezzo ai Dothraki. Ma qualcuno mi spiega dove sono gli uomini bianchi da cui Daenerys salva il suo Khalasar? Gli unici altri uomini bianchi lì presenti sono Jorah, che è suo alleato, e Viserys, che sì, sbrocca Vas Dothrak e rischia di ammazzare tutti, ma non è Daenerys ad ammazzarlo, è Khal Drogo e i suoi compari con l'oro fuso. Anche si ribatte che è una metafora colonialista, in cui è una donna bianca che governa un popolo di Dothraki. Sì, è bianca valyriana, ma per la fine del primo libro Daenerys è una Dothraki a tutti gli effetti. Segue le tradizioni di Dothraki, prende i suoi cavalieri del sangue, mantiene la struttura del Khalasar, inizia a portare le trecce con le campanelle per i vari nemici sconfitti. Segue le tradizioni, ma le utilizza per portare avanti il suo scopo personale, la sua personale missione di liberazione. E sì, gente, le tradizioni vengono sempre portate avanti solo come facciata per giustificare uno scopo più personale e più egoistico. Poi c'è un'accusa che ammetto di non saper contrastare, quindi mi limiterò a sminuire. Martin sessualizza molto le donne che nel nostro mondo definiremo mediterranee.
Due esempi su tutti, Ariane Martel e Tena Merriweather. È chiaro che mentre le scrive sta pensando al suo onanismo mentre rileggerà quelle parti. È considerato razzista sessualizzare eccessivamente certi tratti specifici di una determinata etnia. Il motivo principale è perché riduci quelle persone, e dunque anche tutta quell'etnia, a quella singola parte volta al tuo piacere personale. Ma vi sembra che Ariane sia ridotta a un paio di grosse areole? A me sembra un personaggio completo, con una personalità, uno sviluppo, un dramma, un suo senso nella storia. Poi secondo me le aspetterà una fine tragica come quella di sua zia, e questo renderà il suo arco ancora più incredibile, ma sulla fine della sua storia non possiamo ancora parlare. Quindi sì, mi rendo conto che può essere poco carino il fatto che Martin sessualizzi così tanto le donne da fototipo 5, ma non credo che questo lo renda un uomo razzista. Al massimo un po' fedifrago, ma se lo fa con personaggi letterari per di più scritti da lui, non credo che la moglie si lamenti. E non mi sembra che abbia ancora chiesto il divorzio. Quello lo farà se ammazza Arya. Torniamo a Daenerys e ad altre accuse di colonialismo. Arriva nelle baie degli schiavisti, sovverte le usanze delle popolazioni locali e si incorona regina di uno stato abitato da un popolo diverso dal suo. Mamma mia, una cosa impensabile mai vista, non di certo in una saga in cui una famiglia valiriana ha governato per quasi 3 secoli il continente occidentale, quando Valiria è sorta ad Essos. Ma anche nel nostro mondo è così. I re di Belgio, Bulgaria, Regno Unito e Portogallo, Bulgaria e Portogallo sono destituiti ma le case reali erano sempre la stessa, ovvero i Sassonia-Coburgo-Gotha, una famiglia nobiliare tedesca. I re di Spagna e Borbone sono di derivazione della famiglia reale francese, eppure governano in Spagna. I Grimaldi del Principato di Monaco, famiglia originaria di Genova. I re di Grecia sono originari della Danimarca. Scusate se non dico il nome, ma mi risulta impronunciabile e non voglio fare brutte figure. Poi l'impero austro-ungarico aveva sul suo duplice trono gli Asburgo, sia di Austria che per l'Ungheria, e quindi di certo una delle due popolazioni aveva il re di un'etnia diversa. Poi se guardiamo il punto d'origine degli Asburgo, al giorno d'oggi cade entro i confini svizzeri, ma lì si parla sempre di territori germanici, quindi era l'Ungheria ad avere un sovrano di etnia diversa. Non è detto che un regno abbia la famiglia reale originaria del suo stesso stato. E comunque vi sembra che il dominio di Daenerys su Meereen venga mostrata come una cosa tutta quanta rose e fiori? È presentato come qualcosa che funziona? Il posto di Daenerys è chiaramente ad occidente. E anche se forse resta lì a Meereen, si sposa Izdar, fanno tanti bei bambini e fa la regina per un regno che non è il suo, non sarebbe colonialismo. Il colonialismo è quando uno stato è suddito di un altro. Se fosse regina di Westeros e di Meereen e indirizzasse tutti gli sforzi produttivi della baia degli schiavisti a un commercio esclusivamente con Westeros, incredibilmente tassato, in cui depriva completamente di risorse le città schiaviste a favore della ricchezza e del benessere di Westeros, sì, sarebbe colonialismo. Ma a parte l'abolizione della schiavitù, non mi sembra che imponga grandi cambiamenti negli usi e costumi locali. Si rasano i capelli volontariamente, non è che lei dice tagliatevi quei capelli ridicoli, sono loro che si fanno le teste pelate apposta come omaggio a Daenerys. Non costringe la popolazione a venerare i 7 dei, al massimo c'è Barrista anche a destra dei cavalieri, ma li fa come una forza militare, non è che gli impone il culto dei 7 dei. Non si mette neanche a dirgli parlate valiriano, loro continuano a parlare la lingua di Ys e per di più si sposa secondo il culto locale. Il video sta per finire. Ho notato che 2 video polemici fatti nell'ultimo mese, quello dove distruggo la morale di Harry Potter e quello dove evidenzio i difetti dell'attacco dei giganti, sono andati particolarmente bene. Non me lo aspettavo, anzi mi aspettavo che avessero molto più critiche. Anzi, l'ultimo video dell'attacco dei giganti è stato meglio sotto ogni punto di vista, visualizzazioni, commenti, mi piace, degli ultimi 3 video di Azoyaf. Quindi ho provato a ripetere l'esperimento anche con questa saga. Spero non l'abbiate presa male. Dunque il video finisce così, ripetiamo tutti quanti, tanti auguri Mr. Martin, mettete un mi piace se vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, ditemi la vostra nei commenti che c'è tanto da dire, non ne metto in dubbio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, statemi bene e ciao ciao, alla prossima!